Cari amici di Discorsi Fotografici, ben trovati per questa nuova video recensione. Dopo aver provato per voi delle reflex e delle mirrorless, è arrivato il momento di provare una compatta. Fuji ci ha donato gentilmente la possibilità di provare la sua EXR 750, non l'ultimissima, ma comunque una delle ultime, uscita qualche mese fa, che è definita una fotocamera travel zoom. Travel zoom si intende appunto una fotocamera che ha uno zoom molto esteso, un 25-500 mm, e che quindi potrebbe essere un'ottima compagna di viaggio. Ma il nome stesso della fotocamera tradisce la tecnologia che c'è dietro e su cui voglio spendere due parole. Che cos'è la tecnologia EXR? Sin dai primi passi nel mondo della fotografia digitale, Fuji si è sempre distinta per l'utilizzo di un sensore CCD o CMOS diverso da quello utilizzato, diciamo così, dalla massa. Ricordiamo ad esempio l'introduzione del Super CCD con dei pixel che erano di forma ottagonale piuttosto che quadrata come facevano tutti. Questa volta i pixel del nostro sensore EXR sono messi su una matrice non quadrata, ma sono messi in diagonale. In questo modo è possibile, dalla parte della fotocamera, selezionare come usare i pixel e in che modo. Ad esempio, l'EXR significa essenzialmente che si può fare una fotografia ottimizzandola per l'alta risoluzione, la nostra fotocamera ha 16 megapixel e li sfrutta tutti. Oppure si può cambiare il pattern elettronico in modo da aumentare la sensibilità, magari in condizioni di scarsa luce. Quando invece abbiamo una classica foto con un'elevata tonalità, un elevato range dinamico, allora la fotocamera scatta istantaneamente, proprio nello stesso istante, due foto, una con una certa esposizione e una con l'altra, sfruttando appunto varie porzioni di questo CCD messo in diagonale, e poi le combina per far sì che sia le ombre che le luci vengano esposte correttamente. Questa tecnologia è una tecnologia innovativa e verrà comunque utilizzata e presentata nel corso di questa recensione. Ogni fotocamera compatta che si rispetti deve riassumere in sé particolari caratteristiche o comunque un numero elevato di caratteristiche. Questa è la nostra Fuji EXR 750. Vedete, le forme della fotocamera sono magari un pochettino ammiccanti, ma aumentano l'ergonomia del corpo macchina, che è costruito anche con un materiale solido, per cui questa macchina è robusta. L'obiettivo è un classico obiettivo super zoom, che è un 20x 25-500 mm, che per la mia personale esperienza rimane molto ben definito lungo tutto il range focale. Ma quali sono le caratteristiche che voglio appunto evidenziare insieme a voi? Vedremo più avanti una schermata con tutte le caratteristiche classiche di questa fotocamera. Quelle che mi hanno più impressionato sono sicuramente lo zoom 25-500 mm, il macro che ha una distanza minima di messa a fuoco di 3 cm, e vedremo anche un esempio più avanti di questa fotografia macro. La possibilità di scegliere anche le classiche impostazioni di scatto manuale, priorità di diaframma, priorità di apertura, come vedremo poi quando analizzeremo i controlli. La faccenda di poter seguire un volto, come nelle fotocamere, diciamo così, reflex più avanzate, questa macchinetta in un certo senso fa il tracking e sceglie come scattare una determinata foto. Questi automatismi, che vedremo più avanti, possono, diciamo così, far storcere il naso ad un professionista, ma comunque chi appunto cerca una fotocamera che faccia un po' tutto si ritroverà con questi automatismi che funzionano in maniera abbastanza egregia. Soprattutto è una fotocamera che vuole anche produrre risultati, diciamo così, simili a quelle delle fotocamere prosumer, e quindi ha dei settaggi che permettono di fare delle foto particolari, ad esempio in scarsa luce in un certo modo, oppure mettendo a fuoco un volto e sfocando lo sfondo, grazie a una serie di più scatti che poi vengono combinati. Questa è una tecnologia innovativa, un po' tutti quanti stanno cominciando ad utilizzare più software all'interno delle loro fotocamere piuttosto che appunto magari un hardware diverso e potenziato, però io mi sono trovato abbastanza bene. Nelle prossime minuti vedremo quali sono i controlli di questa fotocamera e poi andremo avanti analizzando il menu e vedendo gli scatti di prova. Ecco la nostra fotocamera EXR 750 da vicino. Questo è il pulsante di accensione, che attiva ovviamente l'obiettivo, il pulsante di scatto e il pulsante, diciamo, per avvicinare o allontanare l'immagine. C'è questo comodo tasto function che è programmabile, ci si possono assegnare delle funzioni. Interessante soprattutto il retro della fotocamera. La prima cosa che voglio farvi vedere è questa ghiera, che ha oltre ai quattro modi classici, manuale, priorità di diaframma, priorità di tempo e program della macchinetta, ha
anche la modalità EXR. Ne abbiamo già parlato prima, quando abbiamo parlato del sensore. Questa modalità EXR può essere fatta in automatico, la fotocamera capisce qual è il tipo di immagine che avete davanti e assegna una delle tre modalità, oppure potete scegliere voi, a seconda dell'immagine che avete davanti, se appunto approfittare della risoluzione piena, se invece è uno scatto in bassa luce o se è uno scatto che ha un'ampia gamma dinamica. C'è la modalità proprio automatica, classica, per i principianti, e quella avanzata, ci sono alcuni tipi di scatto, tra cui il 3D, che vedremo più avanti poi anche quando analizzeremo il menu, che in pratica permettono di fare questi scatti tipo appunto un professionista, questa diciamo è la filosofia di Fuji. E poi c'è l'SP, Scene Program, che appunto uno sceglie il tipo di scena, il tramonto, un ritratto, addirittura cane, gatto, come vedremo più avanti quando vedremo il menu, e si può scattare in base a quello che si è scelto. Gli altri tasti sono pochi, e quindi non ci si perde quando appunto si naviga con questi tasti. C'è il tasto F qui sotto che richiama alcune parti del menu, quelle diciamo che usiamo più spesso, come appunto cambiare la ISO, impostare altre cose. C'è il pulsante display che cicla tra i vari tipi di informazioni che si possono vedere sul display, e questo lo vedremo anche nel menu. E poi c'è la classica ghiera con i pulsanti programmabili per il flash, per il macro, per lo scatto temporizzato e per la sovraesposizione o sottoesposizione, e ovviamente il tasto centrale che richiama il menu. Un'ultima cosa da vedere insieme è il flash, che come ultimamente sta andando di moda è un flash pop-up, e quindi noi sappiamo molto meglio adesso quando questo flash viene utilizzato o quando no, perché lo scegliamo in questo modo, come si faceva diciamo così una volta. Andiamo adesso a vedere insieme il menu della nostra 750EXR. Ruotando la ghiera in alto a destra si commuta fra le varie modalità di scatto, ad esempio a priorità di apertura, a priorità di tempo, in manuale in cui scegliamo tempo e apertura, e program, dove però non si possono cambiare le impostazioni di coppia scelte dalla fotocamera. Una modalità che è tipica di questa fotocamera è la modalità EXR. In questa modalità automatica il nostro sensore sceglie se la foto ha bisogno di più gamma dinamica, ha bisogno di una maggiore resa in bassa luce o ha bisogno invece di avere più risoluzione rispetto alle altre tipi di foto. Questa cosa si può fare in automatico o in manuale, si sceglie qui, premendo il tasto menu, la modalità XR, vedete priorità di risoluzione per i dettagli, rumore bassa per immagini nitide con luminosità minima e gamma dinamica quando ci sono effettivamente tanti tipi diversi di illuminazione all'interno dello stesso scatto. Questa è una caratteristica tipica di questa fotocamera e volevo farvela vedere. Il resto del menu ha i comandi di ISO, che sappiamo arrivano a 1600 e oltre, fino a 3200 in automatico, la dimensione dell'immagine, la qualità dell'immagine, questa fotocamera non scatta in RAW, come abbiamo detto, si può solo scegliere il tipo di JPEG, il tipo di gamma dinamica, automatica o superiore. E poi una caratteristica di tutte le fotocamere Fuji è quella di poter simulare le pellicole famose della Fuji. In questo caso abbiamo la Provia, che è standard, la Velvia, che dà colori vivaci, l'Astia, che è morbida, pellicola in bianco e nero e pellicola, diciamo così, seppia. Bilanciamento del bianco, nitidezza intelligente, queste sono cose tipiche di questa fotocamera compatta. Analizza il fotogramma e sceglie la nitidezza per voi. Scatto continuo, rilevamento volto. Fotometria si intende appunto come viene misurata la luce, se in multi, in spot o in media ponderata centrale. Queste sono cose tipiche di tutte quante le fotocamere. La modalità di autofocus può essere appunto centrale, continua o tracking in 3D che segue appunto il soggetto in movimento. Queste sono cose che possono essere impostate manualmente oppure nel caso si scelga una modalità avanzata fa tutto quanto lei. Le altre impostazioni sono relative al filmato, di poter registrare anche i fermo immagini, ad esempio in modalità filmato, e poi altre impostazioni che abbiamo già visto insieme. Il menu, devo dirlo, è un po' macchinoso all'inizio, però poi ci si abitua, c'è un tasto veloce in basso a destra, il tasto F, che permette di accedere alle impostazioni più veloci, se vuoi, e poi ruotando ancora la ghiera si accede alla modalità totalmente automatica. Questa è utile per chi inizia proprio da zero,
e la modalità avanzata, che permette di fare diverse cose in modalità avanzata, ad esempio il panorama a 360 gradi, oppure una messa a fuoco nitida di soggetto con questa fotocamera fa vari fotogrammi, ad esempio di un volto, e poi li combina in modo che il volto sia a fuoco e tutto il resto sia sfocato. E la modalità poca luce, e appunto anche in questo caso una serie di scatti e soggetti fermi con poca luce, esposizione multipla, foto su foto, questa si faceva già ai tempi della pellicola, e poi c'è una cosa molto interessante che è la possibilità di fare delle foto in 3D con due scatti. Si scatta la prima foto al soggetto, ad esempio un albero, si sposta il cavalletto lungo l'asse orizzontale, si fa un secondo scatto e la fotocamera farà uno scatto che sarà visibile dai televisori in 3D. Queste sono essenzialmente le cose più importanti e interessanti del nostro menu. Come vedete non sono moltissime, ma in un certo senso riescono a soddisfare tutte quante le esigenze. E poi qua ci sono altre impostazioni veloci, vedete? Ritratto, cane, gatto, c'è differenza fra questi animali, il classico paesaggio, sport e così via. Per chi appunto vuole affidarsi alle impostazioni predefinite della fotocamera per questo tipo di scatti. Gli altri pulsanti sul dorso della nostra fotocamera sono il pulsante display, che fa appunto commutare il display, informazione on, off, l'inquadratura migliore, c'è cioè una griglia, in un certo senso si chiama così, ma è semplicemente una griglia, inquadratura HD, che è interessante perché queste strisce verdi che vedete sono i limiti del vostro filmato, quindi state attenti a inquadrare, altrimenti potreste appunto tagliare le teste. E l'istogramma, che è utilissimo per capire se in questo momento la nostra foto è ben esposta oppure no. Altri tasti che sono sulla ghiera posteriore sono quello per la modalità di autoscatto. Scatto automatico, questo è uno scatto particolarmente interessante perché è un autoscatto che fa la foto quando rileva un volto, sia di una persona che di un animale, in questo caso un cane o un gatto. Andiamo ora a mostrare i risultati delle prove di scatto effettuate con la EXR750. Tra le tante cose che si possono fare con questa fotocamera abbiamo scelto di mostrarvi, ad esempio, lo zoom. Quindi faremo due scatti, uno a 25 mm e uno a 500, e vediamo la differenza appunto di inquadratura. È abbastanza incredibile quello che si riesce a vedere. Facciamo uno scatto macro, vediamo un po' come appunto si comporta in macro questa fotocamera, e proviamo le modalità EXR, tutte e tre, sia quella a piena risoluzione, sia quella con ampia gamma dinamica, sia soprattutto quella in bassa luce. Così vediamo come si comporta sia in fase di scatto con bassa luce che soprattutto con il rumore della nostra fotocamera EXR750. Una cosa che volevo aggiungere è che questa fotocamera, un po' come tutte le altre sorelle Fuji, simula le famose pellicole della Fuji, quindi simula il risultato delle pellicole, ad esempio Velvia, Provia, Astia, e bianco e nero e seppia, quindi ci saranno questi 5 scatti fatti con queste simulazioni di pellicola. In più proveremo una delle modalità professionali, facendo appunto un primo piano con questa modalità automatica della nostra fotocamera. Proveremo anche una funzione molto interessante e curiosa, quella della fotografia panoramica, e infine come si comporta lo stabilizzatore della nostra fotocamera. Un'altra cosa che voglio aggiungere è questa, che è vero che si può scattare in modalità di priorità d'apertura e di tempi, ma abbiamo scoperto che ci sono poche le combinazioni possibili di scelta per quanto riguarda il diaframma. Questo perché ovviamente questa macchinetta non è una reflex, non ha un iride che si chiude e si apre nell'obiettivo, ma ha un filtro ND che appunto aumenta o diminuisce la densità di questo grigio neutro a seconda di quello che uno imposta, per cui non ci sono tantissime possibilità per quanto riguarda la priorità di apertura.
Siamo ora arrivati al momento di tirare le conclusioni sull'esperienza con la Fuji EX-R750. Chiaramente, provenendo dal mondo reflex, non ci si può aspettare lo stesso tipo di prestazioni. Questa è una fotocamera compatta, riassume in sé tante caratteristiche. Fuji, come tutti gli altri, cerca di essere un po' di uscire dalla massa, inserendo appunto ad esempio un sensore diverso o potenzialità differenti come l'inserimento del soggetto e tante altre cose. Tutte cose che insomma in un certo senso possono risultare comode, ma possono anche ostacolare l'attività di chi scatta in un certo modo, di chi scatta in maniera così semiprofessionale. Abbiamo chiaramente apprezzato alcuni risultati di questa fotocamera. Innanzitutto volevo anche raccomandare a tutti quelli che volessero acquistarla di leggere bene il manuale, perché se si ha come me la pretesa di capirla subito senza leggere il manuale, si rimane un po' smarriti, perché il menu non è semplicissimo, ma soprattutto ci sono alcune funzioni, come la funzione EX-R, che se uno non sa a cosa serve, si ritrova con un prodotto così che non sa utilizzare. Per cui leggete bene il manuale. E per tutti quelli che sono interessati all'acquisto di una singola fotocamera compatta, che non pretendono di fare scatti da professionista, ma che vogliono avere comunque con sé un prodotto che soddisfi il 95% delle situazioni, questa, come altre, è una fotocamera molto molto valida. Io per esempio la userei tranquillamente in uno dei miei viaggi, non quelli diciamo così più lunghi, però se c'è appunto una scampagnata di un paio di giorni la porterei volentieri con me, perché qualsiasi situazione, se si vuole fare una foto macro a un fiore, se si vuole inquadrare qualcosa di molto lontano, con questa macchinetta si può fare. Per cui l'esperienza è stata gradevole, ho avuto difficoltà iniziali, lo devo ammettere, quindi non è una fotocamera semplicissima. A volte magari appunto per cercare di renderla automatica forse si complica un pochettino la gestione della fotocamera, e quindi una persona che è già un po' mastica di fotografia si può trovare spaesata. Per il resto, e questa fotocamera è totalmente automatica, volendo abbiamo visto si mette su la modalità automatica, per cui anche se non avete velleità particolari nel mondo della fotografia potete tranquillamente apprezzare i risultati. Lo schermo è grande, per cui in un certo senso non si inquadra bene. Ci sono delle funzionalità del display che aiutano l'inquadratura del soggetto, c'è la griglia, c'è io lo chiamo il virosbandometro perché sono appassionato di simulazione di aeroplani, però comunque c'è l'orizzonte virtuale che vi aiuta a mettere le vostre foto dritte. È veloce per quanto riguarda lo scatto, sempre parlando di una fotocamera compatta, e anche il trasferimento del file sulla scheda di memoria mi è parso abbastanza veloce, quindi in un certo senso è difficile trovare dei difetti spiccati in questa fotocamera. Ovviamente di pregi spiccati secondo me rimane la grande estensione dello zoom, che rimane nitida veramente a tutte quante le lunghezze focali. Un difetto che posso trovare è stato quello del menu un po' macchinoso e di alcuni tasti che a volte funzionano per una cosa, a volte per un'altra, bisogna farci l'abitudine, ma questo vale per tutte le fotocamere. Per cui, grazie di averci seguito finora e noi ci vediamo alla prossima recensione.